libera da anche questi condizionamenti amministrativi è perché due sono i fondamentali obiettivi. Il primo, che è quello a più breve raggio, è quello di assicurare una forte spinta e una raccolta del maggiore consenso possibile per il Partito Democratico in vista del duplice appuntamento elettorale del 4 di marzo. E anche l'integrazione, li presenteremo giorno 20 nel bocciodromo all'interno della stazione ferroviaria come luogo simbolico di questa iniziativa. Quindi abbiamo scelto la stazione come luogo simbolico perché il treno per Milano Centrale deve partire da Varese, ovviamente. È un treno che non esiste a livello attuale, è un collegamento che da anni si pensa, ed è stato in parte anche. C'è stato anche un tentativo negli anni passati, ma miseramente fallito, perché era un tentativo tecnicamente non adatto. Noi invece pensiamo che nella fascia oraria dei pendolari, quindi dalle 6 alle 8, dalle 17 alle 20, è possibile collegare Varese a Milano Centrale. Moderna anche questa, in modo che non ci siano continuamente giri intorno all'aiuola di Piazza Montegrappa per trovare un posto. E questo a me sarà un punto del mio lavoro che farò all'interno della segreteria affinché la viabilità interna sia un plus di accoglienza delle persone che affluiranno alla nuova stazione. Pertanto, questo progetto più una viabilità scorrevole e finalmente adeguata creerà di a Varese una città dell'oggi, insomma, e non dell'ieri che è rimasta veramente indietro. Hanno chiuso questa città in un'isola. Varese è rimasta isolata, alla faccia dell'essere protagonisti. Il PD è riuscito a partire da tutto il processo delle amministrative e con l'attuale amministrazione, col contributo dei suoi amministratori anche a livello nazionale, a far uscire, sta facendo uscire questa città da un isolamento che non è soltanto infrastrutturale, ma anche economico ed è anche culturale, perché noi sappiamo benissimo ormai i meccanismi, anche la fruizione culturale, al di là degli aspetti economici, chiedono che la gente, che le persone si possano spostare per partecipare, per conoscere e per presentare le proprie peculiarità. Incrementi perché le giovani coppie vedono Varese come un posto lontano. Quindi questo intervento per noi è a vantaggio dei varesini, ma anche a vantaggio di chi vuole trasferirsi a Varese, magari lavora a Milano, ma vive a Varese, una città dove, come dire, si sta bene e quindi è anche bello crescere una famiglia. Faccio un secondo commento. Noi sappiamo che anche le ferrovie svizzere stanno investendo. C'è stato, credo, un mese e mezzo fa un intervento dei nostri amici dell'Università di Lugano che ci dicevano sostanzialmente della volontà degli svizzeri di fare un collegamento tra Lugano e Zurigo, quindi un treno, come dire, diretto che porti Lugano-Zurigo, quindi fino in Germania.